elezioni anticipate entro il 2019. Ma guardi, noi ce lo auguriamo perché il Paese, guarda caso, dopo la manovra finanziaria, dopo diversi mesi di governo giallo-verde, è in recessione tecnica, la produzione industriale è crollata, l'occupazione è comunque sotto la media europea, abbiamo una disoccupazione giovanile altissima, tutti i dati dicono che le ricette di questo governo sono profondamente sbagliate, quindi Forza Italia torna in campo, Berlusconi si candida alle europee per far contare l'Italia in Europa. Ricordiamo che questo governo ha schierato l'Italia dalla parte dei gilet gialli, con Di Maio che ha creato una crisi diplomatica con la Francia per andare conto degli sfasciacarrozze, hanno schierato l'Italia dalla parte di Maduro e l'hanno completamente isolata in Europa, bloccando la TAV e bloccando i cantieri, perché ricordiamoci che sono stati rinviati bandi di gara per 2,3 miliardi, soldi che potevano servire per realizzare un'infrastruttura fondamentale ma anche per dare lavoro a quel tessuto di piccole e medie imprese che ha bisogno di andare avanti, ha bisogno di credere nel futuro e sicuramente con l'Italia dei no non ha nulla a che fare.